Sulla pista virtuale lui ti sfida. Non hai scampo in una VX28 su YouTube. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati finalmente su JDM. È un gioco che avevamo provato già nella demo, che era stata resa pubblica per tutti su Steam per un tempo limitato. Trovate il video qui sul canale, ve lo linko qua di sopra. E dovevamo aspettare la versione definitiva, ma è uscito il prologo. Io l'ho ricevuto qualche giorno fa, quindi lo sto provando prima di voi. Probabilmente magari sarà uscita anche qualche patch quando lo provate voi, perché noi ci hanno dato qualche giorno prima. Ma anche se è in fase di sviluppo, possiamo andare a vedere di che si tratta e come si è evoluto sto gioco che mi aveva veramente rapito. Si tratta di un gioco in cui di base si parla di drift, che non è una disciplina che mi riesce tanto bene sinceramente, però l'ambientazione è fighissima perché è ambientato in Giappone, credo, comunque con le auto JDM. E secondo me, perlomeno da quello che ho visto nella demo che abbiamo provato l'altra volta, era così che doveva venire fuori il nuovo test drive concettualmente, mentre sono andati per un'altra strada. Ma vogliamo vedere come si è evoluto questo gioco. Quello che vedo qui è la modalità multigiocatore, che però poi dentro è tutto bloccato, comunque c'è schermo diviso, corso online, classifica. Non so cosa voglia dire, vedremo quando ci sarà la versione definitiva di che si tratta. Anche il garage adesso non è funzionante e quindi niente, non ci possiamo andare. Però possiamo andare su questa parte qui, e cioè la storia, credo, o perlomeno un pezzo della storia. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica. Molti di quelli che guardano i video di questo canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale, perché più iscritti ci sono, più ci si presentano opportunità di fare cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. E già che ci sto, vi ricordo il canale delle live su Twitch, dove mi trovate 2 o 3 sere a settimana, e il secondo canale YouTube, l'Unadix28 Replay, dove vengono ripubblicate tutte le live integrali. Piove? Rumore? No, suona la campanella. Ok, siamo in un fumetto. Non è solo affascinante, hai visto i suoi voti? Atori è fantastico. Buongiorno Atori. Risposta perfetta Atori, come sempre. Ah, già messa sul cazzo ha messo Atori. Congratulazioni, sei l'orgoglio della nostra scuola addirittura. Questo c'ha la barba e ancora va a scuola, però vabbè. Ti senti superiore perché vieni da una famiglia ricca? Dammi i soldi per il mio fanale. Ah no, forse dovevo dovevo leggere prima della... Insomma, vedete, questo gli ha rotto un fanalino, rivoleva i soldi e gli sta pure a menare. Fa pure bullo sto Atori, eh? Posso portarti a fare un giro questa sera? Sì, Ati, con piacere. Ottimo, ora devo andare, i miei genitori mi stanno aspettando. Chissà quale auto riceverai oggi, qualunque sia, non sarà mai superiore alla mia. Un gruppo di simpaticoni vedo in questo fumetto. Buon compleanno, figlio mio. Grazie mamma, il papà perché non lo ringrazia. Vabbè, comunque insomma, questi per regalo per compleanno gli hanno regalato una 350Z. La grafica già si vede che è molto molto bella, come era poi nella demo. Ah, queste sono le visuali. Bella questa da dentro. Che ho schiacciato? Ah, sono andato nel telefonino, attenzione. Messaggi, attualmente non hai messaggi, torna più tardi. Missioni, non hai ancora completato missioni. Manga. Ah, attenzione che il fumetto va avanti. Oh, questa è la mappa. La mappa del prologo, che mi pare bella gigantesca sinceramente, raga. È grossa e grossa. Che c'è qui? C'è l'iconcina gialla. Progetto auto dei sogni, concessionario importata auto da tutto il Giappone, a volte arrivano anche dall'Occidente. Allora lì c'è un concessionario, qui c'è uno scorpione, c'è una gara di drift. Niente, per il momento ci sono solo queste due cose, quindi andrei a vedere tutte e due per vedere che succede. Ok, pieno di vespe e biciclette. Bello questo gioco che te ne puoi andare sia a passeggio in questo modo, bello pure l'effetto della pioggia, raga, oppure provare a driftare su strade pubbliche. Ci dovrebbe stare anche la IA che va in giro. Quello era un tuono, penso. La grafica è tanta roba, raga. Attenzione, c'è stato un incidente. Ecco, magari quelli della IA non sono proprio praticissimi a guidare. Scusi. Ok, passiamo dentro a questo posto. Chissà se sono posti reali. Madonna, come piove, raga. Ci abbiamo da fare una gara? Ah, ci sta il fumetto. È appoggiata alla tua nuova auto. Quella tipa ti tiene proprio in pugno. Tutti vorrebbero parlarle, ma quelli come me possono al massimo ammirare i fanali della sua auto. I fanali? Sì. Effettivamente ammirare i fanali della sua auto. L'ho aspettato fino a mezzanotte, credevo che sarei stata la prima ragazza a fare un giro sulla sua auto. Deve essergli sfuggito di mente per il troppo entusiasmo. Ah, quindi non ci siamo andati dalla tizia a fargli fare un giro. Ottieni più punti drifting della tua rivale. Ok, ok, bisogna driftare quindi. Più di Ayumi, che la vedo che parte già con sterzo piegato.
Ora sarebbe capace, se io fossi a buona driftare sarebbe interessante. Ma essendo io una pippa totale nel drifting. Guardala come drifta questa. Bisogna cercare di batterla. Derivata lunghissima, mi è uscito scritto fuori. Porca troia, mi sono caricato l'albero. No. Mannaggia. Spero che non sia una gara a chi arriva prima, perché sennò ha vinto di sicuro lei. Ah, io ho preso un altro palo, io sto a distruggere la città. Sono veramente incapace a driftare, ragazzi. Ecco che piamo un altro palo. Stiamo a fare collezione di pali praticamente. Ok, abbiamo levato pure il cartello di stop. Questo è un 360, veramente una gara imbarazzante. Oh, ma che cazzo sta a fare questa? Se ne... No, ci ha aspettato la tizia, attenzione. Ok, abbiamo preso l'oro, quindi lo danno proprio a tutti. Mi pare che la tizia ci abbia proprio aspettato, comunque. Non male per un novellino. Ma guarda, veramente come ha guidato te. Quindi il fumetto praticamente segue la nostra storia dentro il gioco. Molto carino. Pastiglie freno sportive. Ah, ok, facendo queste gare abbiamo sbloccato delle missioni. Ah, qui c'è un'altra gara. Qui c'è l'officina, ok, dove possiamo andare a modificare la macchina. Noi stiamo qua giù, dobbiamo tutta questa strada, passiamo per l'officina e dopo che siamo passati in officina andiamo pure in concessionaria a vedere che offre. Mamma mia, che bella che è la grafica di sto gioco, ragazzi, non so se vi rendete conto. Veramente tanta roba. Arriva una stradina tutta curve di montagna e non possiamo far altro che andare fuori strada. Altro tornante, botta di freno a mano. Cioè, sono veramente incapace a driftare, raga. Però inizio a schivare i palli, se non altro. Mi pare un miglioramento rispetto al passato. Comunque, raga, la grafica di questo gioco è bellissima. E poi è bello proprio andarsene in giro in questo open world così realistico. Ecco, magari modificherei i freni mo in officina, perché stavo a frenare da un'ora e un quarto. Siamo arrivati all'officina di Sakata. Aspetto. Qui possiamo andare a sbloccare delle cose. Kit carrozzeria di serie, cerchioni, leve del cambio. Cioè, quindi di base noi non potremo fare nulla in questo momento. Invece per quanto riguarda il meccanico, aspirazione di serie o filtrante ad alto flusso. Ah, possiamo cambiare il filtro dell'aria, che ci costa 25.000 lo scarico. Per il momento non possiamo cambiarlo. Neanche questo, e non possiamo montare il turbo. A questo punto famolo. Per il motore qui abbiamo scatole del cambio, differenziali. Insomma, dei tuning ce ne sta da fa parecchio. E qui possiamo mettere i freni sportivi. Ecco, vedi, se ne è accorto pure lui che non frena. Per 20.000 soldi magari non frena di più. Peccato che sull'aspetto non possiamo fare praticamente nulla, perché interni... Ah, possiamo cambiare la leva del cambio e mettere sta palla gigantesca, perché se la scala è fatta giusta e quello è un pomello, questa è una palla da bowling praticamente. Però vabbè, dai, mettiamo la palla giusto per far vedere che famo qualcosa, perché sugli esterni purtroppo non potremo fare nulla, raga. E proseguiamo dritti andando verso il concessionario. Forse un po' di più frena, eh? Attenzione, qui davanti vedo una chicane. Proviamo a farla di freno a mano e poi derapata. Questo è un gioco, secondo me, che con il volante, settato a dovere, ti diverti proprio, perché ti puoi fare proprio i giri per strada nel mondo reale. Oppure te ne puoi andare a driftare pesante. Concessionario mi sa che è lo stesso di quello della demo. Vediamo che auto c'ha il concessionario. C'avevo 3 milioni di soldi, io subito spendiamo soldi. Allora, questa non è acquistabile. Niente, non ci stanno auto in vendita, anche se lì vedo roba ignorante là dietro. Allora, proviamo a uscire dal concessionario senza lasciarci la fiancata attaccata. Bello pure da dentro comunque, raga. Anzi, ti dirò, da dentro pure meglio. Non si guida male col pad, eh? Oh, mamma mia, guarda che serpentina che c'è sta qui a destra. Proviamo a farsela, raga. Magari mi imparo a driftare. Ok. Primo tentativo è andato malissimo. No, non ci voleva questo che veniva giù. Questo non era malissimo se non mi incollavo al guardrail. Se c'è una cosa in cui non sono buono a driftare. Vediamo che per essere il primo giorno con l'auto nuova gli stiamo a dare una bella ristrutturata all'anteriore tra pali e muri. Bello, guarda che bel tornante rotondo, rotondo. Allora, questo se non gli diamo una culata al muro, alla fine poteva pure averci un senso come drift. Bello questo, attenzione, piano piano ci sto più alla mano, incredibile. Scusi, sto cercando di impararmi a driftare. Questo non era male, eh? Attenzione.
Piano piano. Da... Porca puttana! Scusi! Sto sempre cercando di imparare a driftare, cercate di evitare la strada per questa settimana! Bello questo, dai, sto tornante c'aveva un senso. Ecco, mi sono collato un sasso grosso come il castello di Santa Severa. Bella questa, dai, dai, non ti gira, non ti gira, non ti gira. Si è girata. Vabbè ragazzi, questo era il prologo, vi ripeto che ci potete giocare tranquillamente anche voi. Fatemi sapere che ne pensate, se l'avete provato, se vi piace. È veramente, veramente tanta, tanta roba. Speriamo che il gioco completo esca presto e che ce ne siano dentro parecchie modalità per renderlo poco noioso. Anche se devo dire, raga, come ho detto io, quando mi metto qui a driftare de base non mi stufo mai. Perciò ragazzi, detto questo, io come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. That's so.